If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Ciao ragazzi e bentornati nel canale, come state? Scusate se la scorsa settimana non ho postato nessun video, ma come vi avevo detto mi stavo preparando per uno spettacolo. Lo spettacolo è andato benissimo e ora sono ritornato e come vi avevo già annunciato vi porterò il tutorial di una canne. Ciao Luigi! Ciao! Quest'oggi voglio provare a farti un nuovo effetto di magia, ok? Prendi una carta, quella che vuoi. La prendi, la guardi, la ricordi e la fai vedere anche in telecamera. Hai fatto, guarda, la puoi rimettere pure qui. Devi sapere che nella magia c'è un effetto che si chiama Akan. Akan? Akan. Ah. Ora può sembrare molto chissà che cosa, però in realtà è un acronimo Akan, che vuol dire any card at any number. In parole spicciole, una qualsiasi carta in un qualsiasi posto del mazzo. Dimmi un numero, quello che vuoi. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una qualsiasi carta in un qualsiasi posto del mazzo. E questa è proprio la tua carta. Ma che carta avevi scelto? Io? Sì. Il Q. La carta quella gialla lì. Quella con la Q. La donna di quadri? Sì, quella. E in nona posizione c'è proprio la tua carta, la donna di quadri. Come fa? Prima di partire con la spiegazione di questo effetto, voglio concentrarvi un attimo su una piccola cosa. Questa cosa è la presentazione degli effetti di magia. Se c'è una cosa che ho notato durante lo spettacolo è che L'80% della magia, se non di più, è basato sulla presentazione di un effetto. L'effetto, il più semplice che ci può essere, presentato nella giusta maniera, diventa devastante. Quindi ricordatevi sempre che voi state facendo magia dei babbani, quindi delle persone che di magia non sanno niente. Quindi non cercate di fare numeri troppo complessi, difficili da capire, ma piuttosto concentratevi su numeri semplici e cercate di migliorarli, di renderli fluidi e di far sì che questi diventino devastanti. Così si parte a fare magia. Non voglio che passi il messaggio che gli effetti difficili, gli effetti più complessi non vadano fatti. No, non è questa la mia intenzione. La mia intenzione è, prima di fare effetti più difficili, concentratevi su effetti semplici, miglioratevi per voi stessi, per quello che è il vostro metodo di fare magia, e poi dopo passate step by step a effetti più difficili. Perché il mondo magico è veramente ampio e cercate di rendere vostro ogni singolo effetto. Questo effetto, questo Akan, è basato su una mossa chiave che consiste nello scambio della carta. Vi spiego. Voi fate scegliere una carta qualsiasi allo spettatore, anche per esempio il 9 di quadri, e la controllate in prima posizione. Ok? Ora io l'ho controllata con dettagli, potete controllarla con un passo, con quello che volete. Dopodiché gli fate scegliere un numero allo spettatore, mettiamo che scelga il 5, ok? Ora in quinta posizione abbiamo un 10 di quadri e lì voi dovete distrarre lo spettatore dicendo: sapete che nella magia c'è un effetto che si chiama Akan, ovvero any card at any number, che in parole spicciole vuol dire una qualsiasi carta in un qualsiasi posto, quindi proprio la tua carta in quinta posizione, il numero che tu mi hai detto. Ma che numero mi avevi detto? Boom! La carta è già cambiata. E nel momento in cui voi dite che numero mi avevi detto, lì c'è uno stacco mentale allo spettatore, perché non sarà più concentrato nel guardare le vostre mani, ma si concentrerà su di voi, su voi che avete fatto la domanda, e quindi vi deve dare una risposta. E cosa fa una persona che ti dà una risposta? Tira sullo sguardo e ti risponde in viso. E proprio in questo momento voi dovrete cambiare la carta, così, cambiata, voi siete già puliti. E la cosa più bella è che voi avete il mazzo nella vostra mano sinistra, la carta nella vostra mano destra e sono distanti. Quindi non verrà mai di focalizzare in testa allo spettatore che voi avete cambiato la carta. No, voi siete già puliti, mazzo distante dalla carta. Qual è la carta? 9 di quadri? Boom, 9 di quadri. Puliti.
È una Han semplicissimo, facilissimo da fare. Dovete solo concentrarvi nello scambiare la carta, che è una cosa semplicissima. Come fate? Bene, tirate fuori la prima carta che avete nel mazzo, la passate sotto e la scaricate sul medio della vostra mano destra e con il pollice tirate via la carta che avevate prima in mano. Semplicissimo. Niente di più semplice. Ve lo spiego ancora meglio. Dovrete lavorare solamente sulla vostra storia, sulla vostra presentazione. Ora avete un effetto, cercate di presentarlo per come voi vedete la magia. Come vi ho detto, il tutto è nascosto in una mossa, la mossa della sostituzione della carta. Vi spiego come farla nel migliore dei modi. Innanzitutto non tenetelo orizzontale, bensì leggermente inclinato. Questo vi aiuterà. E, cosa molto importante, non è la mano destra che va a cambiare la carta, ma è il mazzo che va a cambiarla. Quindi con la mano sinistra andate verso la mano destra e la cambiate. Subito appena cambiata allontanatevi, perché dovete uscire puliti naturalmente. Quindi quanto più è distante il mazzo dalla carta, tanto più è facile per voi non far focalizzare lo scambio a chi vi guarda. Come fare appunto lo scambio della carta? Bene, la posizione è questa, quindi leggermente inclinati, con il pollice spostate la prima carta, la andate a proprio passare sotto la carta che tenete in mano. Appena sentite che arriva al medio della carta, mollate, alzate il pollice e tirate via col pollice della mano sinistra la carta che avevate nella mano destra. Semplicissimo. Ragazzi, il video tutorial è terminato. Spero vi sia piaciuto e spero vi sia utile. Se così è stato, mettete un pollice in su. Se avete qualche domanda da farmi, scrivetela pure nei commenti. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Se volete essere sempre aggiornati su di me, vi lascio in descrizione il mio link di Instagram, almeno lì potete seguirmi e se volete anche farmi qualche domanda. Cosa dire? Spero che l'effetto vi sia piaciuto, lavorateci su, mi raccomando, sul change, quindi su come cambiare la carta, su come appunto sì, cambiare la carta, lavorateci molto su prima di presentarlo a giro. Sapete ora un effetto, non portatelo subito a giro perché sennò vi bruciate, lavorateci sopra. Quindi allenatevi bene, che detto fra me e voi ci vuole poco allenamento, perché non è che richiede chissà cosa, alla fine dovete solo controllare una carta in cima e poi cambiarla in quella maniera lì, ma lavorateci sopra in modo che sia per voi questo effetto e poi portatelo a giro in modo tale che nessuno poi vi becchi. Certo, se ora avete capito come fare, però fate allora guardate, è così, e vi fate sgamare, allora vi siete già bruciati un effetto. Questo è chiaro, lavorateci sopra, portatelo per come voi fate magia e poi portatelo fuori. Grazie per aver visto il video e noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video. Ciao ragazzi!